Buonasera a tutti telespettatori di Le Fonti TV e bentrovati con questo nuovo appuntamento di Book Crossing. In questi mesi abbiamo parlato costantemente della crisi, dell'emergenza collegata a Covid-19. Un momento però anche per ripensare il presente e soprattutto il futuro. Ebbene, ci sono state tante pubblicazioni, i cosiddetti instant book. Non tutti però, dobbiamo dirlo e ammetterlo, hanno quella levatura, quel respiro, quella visione per riuscire a dare dei messaggi che non risultino parole già sentite. Ebbene, questa volta mi sento di dirlo fin da subito, parleremo di un libro che tratta questi argomenti, ma che lo fa con un approccio antiretorico e cercando di andare nel concreto dell'esperienza dei due autori, che sono manager, imprenditori, che quindi sanno e vivono nel loro concreto, nella loro esperienza, quello di cui hanno scritto. Ho infatti l'immenso piacere oggi di parlare con Andrea Battista, che abbiamo in collegamento. Buonasera, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Andrea Battista, manager, autore, CEO di Net Insurance, attivo da oltre 25 anni nel comparto assicurativo, che ha scritto insieme a Omar Campise questo libro. Poi dopo lo vedrete meglio nelle inquadrature, Oltre la crisi. 10 pezzi facili vengono definiti, citando Bach, su lavoro, impresa e mercati per ripensare il futuro, edito da Historica Giubileo. Regnani. Andrea Battista, 10 pezzi facili. In realtà il concetto di facilità non è così. Insomma, è più nell'accezione di Bach, che non erano però poi effettivamente facili, ma sicuramente scorrevoli e che offrono davvero tanti spunti. Partiamo da un dato. Sicuramente voi già nell'introduzione citate un pezzo dell'Economist che alla fine dell'anno sempre un articolo rispetto a quelli che saranno i temi e il mondo nell'anno successivo, in questo caso era nel 2020. Ebbene, la parola pandemia veniva citata una sola volta e tra l'altro non in riferimento all'emergenza Covid-19. Questo per dire di quanto si tratti veramente di un cigno nero, quello che ci è capitato. Allora, come ripensare il futuro, che è la chiave di questo libro, però attraverso questo approccio, come si dice anche nella prefazione di Michele Costabile, antiretorico, che abbatta quella retorica del cambiamento di cui un po' siamo state vittime in questi mesi. Allora, no, prima una notazione sul facile, totalmente nel senso di Bach, in cui chiunque abbia suonato pianoforte da adolescente sa che è il primo vero scoglio con cui si trova nel suo percorso musicale. A parte questa introduzione, l'approccio antiretorico è chiaramente una scelta di stile letterario, ma anche una scelta analitica. Esaminare i fatti, avere un approccio empirico, bottom up, partire dall'esperienza, capire che cosa ci lascerà questa vicenda e che cosa avverrà dopo. L'oltre la crisi, infatti, non è assolutamente un momento temporale. Noi è vero che l'abbiamo scritto dopo il lungo lockdown di marzo-maggio, ma non pensavamo di indicare un messaggio del tipo ora siamo oltre la crisi. No, ci siamo logicamente e mi lasci dire anche emotivamente posizionati oltre questo momento, con una sola certezza forse nel magma di incertezza che abbiamo avuto, che la crisi, sarà superata, la pandemia non estinguerà l'umanità, potrà essere lungo e faticoso il percorso, ci auguriamo ovviamente che sia, il meno lungo e il meno doloroso possibile. Però è lì che ci vogliamo posizionare perché siamo certi che ci arriveremo. Allo stesso tempo, abbiamo rifuggito dall'iscriverci al partito, dei, virologi della domenica o dell'artigianato della virologia. È un modo ormai di dire, ma c'è ahimè del vero, che da un popolo di commissari tecnici ci siamo trasformati in un popolo di artigiani della virologia. Ecco, volutamente, ancorché ci siamo fatti chiaramente come tutti le nostre idee su quello che è successo e sta succedendo sotto il profilo sanitario, abbiamo lasciato fuori
questo tema per scelta metodologica, analitica e letteraria. Da qui appunto Oltre la crisi. Oltre la crisi e, si parte dal concetto di cambiamento. Il primo capitolo è Il cambiamento è cambiato, citando un'espressione coniata da Gary Hamel. Il cambiamento è cambiato e la crisi viene vista come un quello che insomma, nel mondo anglosassone viene definito trigger, cioè un grilletto, una potenzialità. In questo capitolo vengono segnalati alcuni degli elementi che ha accelerato, che hanno subito un'accelerazione attraverso questa epidemia. Possiamo raccontarli un po' ai nostri telespettatori? Certamente, ricollegandosi anche al tema precedente della retorica del cambiamento, il punto di partenza è che se c'è qualcosa che ci accompagna anche professionalmente e nella letteratura, pensiamo a quella manageriale, io mi verrebbe dire da sempre, comunque diciamo da 30, 40, 50 anni, è proprio il tema del cambiamento. Per cui è davvero insostenibile che la novità della pandemia sia il cambiamento in quanto tale. Certo, qualcosa è cambiato e qualcosa di significativo, e se andiamo a guardare dove sono stati, almeno sinora, gli impatti più significativi, sono proprio stati su fenomeni che già erano in corso, che già erano processi di cambiamento, che però sono stati violentemente accelerati o in qualche caso magari fermati. Mi fermerei nel rispondere alla domanda sui temi citati e poi approfonditi nei capitoli successivi proprio su un paio. Il fenomeno del digitale, l'infrastruttura del digitale, il digitale come modo di vivere prima ancora che di fare business, e lo smart working. È ovviamente empiricamente errato e falso sostenere che siano nati con la pandemia. Un caso abbastanza clamoroso è Zoom. Io ricordo personalmente che quando mi arrivavano proposte di meeting in Zoom, insomma, non approfondivo neanche, dicevo no, ma cos'è questa cosa? Non la conosco, facciamo WhatsApp, facciamo i soliti video. È diventato uno degli strumenti utilizzati sul pianeta. L'azienda ha moltiplicato giustamente il valore per decine e centinaia di volte, ci ha reso la vita sempre difficile in questo periodo, ma almeno sostenibile e tollerabile, ma Zoom dal punto di vista tecnologico esisteva già prima nella sua totalità, ha solo chiaramente dovuto affrontare i magari non semplici temi della scalabilità e della sicurezza. Ecco, questi sono due esempi che sono rilevanti perché sono generali, globali, riguardano grosso modo la vita di tutti e sono destinati ad essere impattanti e impattati nel mondo oltre la crisi e a non tornare indietro. Chiaramente erano potenzialità che già esistevano in precedenza e che sono state appunto accelerate in questo caso. Potremmo citare anche fenomeni che sono stati invece rallentati. Chiaramente in termini di ciò che avviene, l'accelerazione è un punto più interessante. Ecco, tutto questo, e qui chiudo, non va pensato come uno sminuire la portata, come se diciamo l'accelerazione fosse una notazione a contorno e un aspetto secondario. No, come dice in modo illuminante il nostro prefatore, la velocità è direzione. La fisica quantistica, se non erro, ci ha insegnato che proprio la velocità determina la natura degli oggetti e dei corpi. Ecco, sta un po' avvenendo questo. La velocità è un fenomeno esso stesso connotante e rivoluzionario. A proposito di velocità, ci siamo trovati a dover avere a che fare con lo smart working, che sì, esisteva in precedenza ma molto poco applicato e che sappiamo ha avuto tante facce, così come dice anche uno dei capitoli del libro. Vorrei soffermarmi, visto che sul tema si è detto molto, mi è risultato particolarmente di interesse lo schema che viene riportato all'interno del libro con le diverse tipologie di approccio. L'approccio startup rispetto all'approccio alla viva il parroco. Ecco, secondo me già questo può incuriosire anche i nostri telespettatori. Parliamone un po' di più. Assolutamente. Ecco, lo smart working è l'altro tema in cui tutti si stanno
un po' improvvisando esperti. In questo caso, visto che si tratta di un tema prettamente manageriale e che però stiamo studiando prima, ancora da prima della pandemia Net Insurance, e stiamo applicando e abbiamo applicato in questi mesi, ce la siamo ovviamente sentiti di partecipare alla discussione. Ma allora, su questi due aspetti, diciamo, dei quattro modelli, la differenza è molto chiara e riguarda, incrocia un altro tema chiave del libro, la preparazione, o meglio, l'impreparazione alla catastrofe, al cigno nero, alla pandemia. Eravamo preparati o no a mettere tutta la popolazione, diciamo più correttamente, in remote working, rendendo questo lavoro almeno in parte smart, vale a dire efficace, funzionale e produttivo? Oppure non avevamo la più pallida idea che si poteva lavorare in questo modo, che l'unico modo che avevamo in testa è l'ufficio, con l'orario, col cartellino, col middle manager che fa un giro e lancia un'occhiata esperta o che lui ritiene particolarmente esperta per capire chi sta lavorando, chi non sta lavorando, che misura la produttività dal livello di carta che c'è e di pratiche che c'è sulla scrivania. Beh, tutto questo mondo, ahimè, temiamo e temo molto diffuse non solo nel nostro paese, beh, gli è stato detto vai a casa e lavora. Questo è l'approccio alla viva il parroco. Nessuna preparazione, nessuna metodologia, o quasi nessuna, nessuna skill specifica, nessuna formazione, nessuna procedura ad hoc, al più ricerca, diciamo, un po' affannosa, di una linea internet, di un PC magari ordinato all'ultimo momento, con l'ovvio shortage e ritardi nell'avere, ma ovviamente i PC a tutti erano una scelta da fare prima. Ecco, questo è l'approccio da fase di startup, in cui si era già pronti, si aveva un progetto, si erano fatti pilota, si era fatta la formazione, tutto il personale non aveva più il PC fisso, ma aveva il PC portatile, mobile, tanto per fare esempi molto concreti. Per cui, una volta che ci si è messi anche tutti al 100% a casa, per gli ovvi motivi, in parte legali, ma in parte anche di scelta di sicurezza come valore assoluto da tutelare, beh, si è lavorato, si è rimasti produttivi e per un bel po' di tempo abbiamo avuto anche la sensazione che questa produttività fosse molto simile a quella in ufficio. Ci ha anche un po' sconcertato, ma insomma, siamo andati tutti questi anni in ufficio, spendiamo centinaia di migliaia o milioni di euro in affitto di building che non servono a niente? Beh, la risposta è no, perché abbiamo capito che un conto sono 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, già tanto, un conto è farlo per sempre. Dopo un po' la curva di produttività e di efficacia presumibilmente comincia a flettere perché manca l'integrazione, manca la novità dei nuovi progetti, mancano alcune cose che si possono fare solo fisicamente. Però è una fase di startup. Perché il vero smart working, come chiama qualcuno, cioè l'agile working, non è un modello uguale per tutti, tutti a casa, tutti in ufficio, o anche che è la stessa cosa, 2 giorni in ufficio, 3 giorni a casa o viceversa. È un vestito su misura dell'azienda, su misura della persona, su misura del momento. Ci sono momenti in cui lo stesso lavoro è bene farlo sempre in ufficio, è bene farlo in un altro posto, è bene farlo in uno spazio di coworking, è bene farlo a casa, o è bene farlo in un mix di questo genere. Beh, questo smart working crediamo che sia un po', salvo forse pochi casi, che pure magari esistono, in gran parte da costruire, specie nelle aziende non multinazionali, non troppo grosse. Crediamo però sia una frontiera importante, che va valutata, e qui diciamo il pezzo un po' poco politicamente corretto della riflessione. Beh, va valutata su una variabile chiave, produttività totale dei fattori in crescita e sostenibile. E la rilevanza, questo dà grande rilevanza allo smart working, perché qui contribuiamo, può contribuire questo fattore, chiaramente non da solo, a invertire uno dei drammi del sistema Italia, cioè il declino della produttività che il sistema sta acquisendo. Qualche giorno fa, il Sole 24 Ore titolava proprio su questo.
Infatti, e veniamo qui a delle note dolenti, perché anche rispetto magari alle tempistiche di stesura del libro, che giustamente guarda verso il futuro, adesso ci ritroviamo in un'altra condizione nuovamente per alcune zone rosse, fondamentalmente di lockdown, con anche, a differenza della prima fase, non più una quiescenza, ma anche a delle forme di protesta in piazza, anche abbastanza sentite e forti. Non le nascondo che in una settimana per venire sul posto di lavoro sono incappata nei mezzi in due tentativi di suicidi in una settimana. Sono questi elementi, e lo dico insomma anche con una certa emotività, che ci devono far riflettere. La situazione rispetto alla prima fase sta vedendo acuirsi alcune disparità, alcune differenze, e da qui mi riallaccio ad un tema che viene comunque molto trattato nel libro, questa riflessione del average is over, cioè questo fatto che all'inizio la pandemia sembrasse così democratica o simmetrica negli effetti, in realtà non si sta rivelando come tale. Vorrei una sua riflessione in tal senso. Sì, la pandemia è il classico shock simmetrico con effetti asimmetrici, per dirla in maniera, diciamo, sintetica ed elegante. Per certi versi appare democratica, ha colpito anche personaggi di primissimo piano dell'economia e della politica, ma i suoi effetti sono totalmente asimmetrici. Average is over è la seconda frase della letteratura manageriale, in questo caso più di un economista di Tyler Cowen, che è un po' rispolverato, chiaramente attribuendone l'origine ai due autori, come è stato anche prima per la frase di Gary Hamel, ma sono due espressioni che non hanno avuto, specialmente la prima, ma anche questa seconda, la fortuna che meritavano. Ed entrambe sono particolarmente contestualizzate nel momento della pandemia, ma probabilmente con applicazioni possibili anche più ampie. Ma perché average is over? Average is over perché l'impatto non può che essere, per almeno due ordini di macro motivi, molto diverso sui diversi individui, sulle diverse famiglie, sulle diverse imprese, sulle diverse nazioni. Cioè, la asimmetria è davvero un elemento trasversale. E in tutti questi casi, più o meno, dipende da due fattori. Come entri nella pandemia? Quali sono i tuoi asset? Quanto sono robuste le tue spalle? Che cosa hai da giocarti da un punto di vista proprio di situazione di partenza? E che cosa invece metti in campo una volta che sei nella pandemia? Come reagisci? E anche chiaramente questo secondo aspetto dipende da doti che non si inventano chiaramente dalla mattina alla sera. E qui gli esempi sono davvero molteplici e trasversali, alcuni del libro, altri li potremmo fare. Per gli stati, ovviamente l'aspetto del libro è più microeconomico e manageriale, quindi su questo non ci soffermiamo molto, ma è ovvio che un conto affrontare la pandemia con un debito pubblico PIL come rapporto del 60% di partenza o poco più come la Germania, è un conto partire dal 135% come l'Italia. Per un'impresa un conto è affrontarla già straindebitata, o affrontarla con una leva moderata e sostenibile nel tempo che lasci spazio agli incrementi che in momenti del genere sono necessari. E lo spazio ci deve essere perché questi momenti sono possibili. Se non li ritengo possibili, vuol dire che io espungo il cigno nero dalla mia visione del mondo, e se lo espungo vuol dire che sono impreparato a questi momenti. E ancora pensiamo al mondo della ristorazione, uno dei più drammaticamente colpiti, e in cui l'impatto sulle persone e sulle famiglie è così diverso. Infatti c'è un capitolo dedicato proprio al mondo della ristorazione, da un titolo anche abbastanza evocativo, 8 farine per una pizza, creatività e reazione imprenditoriale. Esatto, allora le 8 farine sono sulla pizza, in quelle in cui un ristoratore, con un qualcosa che, come dico, nessun consulente di una Big Four gli avrebbe mai suggerito, decide di affrontare il post-lockdown inventandosi una pizza, mantenendo una cosa del suo modello di business precedente uguale, cioè l'eccellenza. Dall'eccellenza nell'offerta di pesce,
all'eccellenza nell'offerta della pizza. Due cose, diciamo, all'opposto di qualsiasi quadrante dell'offerta di food nell'ambito della ristorazione. Ecco, questo è un esempio di creatività imprenditoriale. Anche questa non viene da sola. Questo significava durante il lockdown alzarsi tutti i giorni all'alba, testare le 8 farine. Potete immaginare quante sono le combinazioni possibili di farine una volta che uno punti su quello, che è già una scelta che deve maturare come ingrediente ed elemento differenziante per produrre una pizza di eccellenza. Certo, questa cosa la fai meglio se sei anche solido, se ad esempio hai un tuo bacino di clientela, un tuo avviamento, rispetto a non avere clientela, tipicamente i ristoranti che servono solamente i turisti. È chiaro che ci sono mondi differenti, abbiamo assistito a tutti, alcuni li cito anche, a ristoranti che magari forse anche troppo sotto il profilo sanitario, a fine maggio, primi di giugno, erano già pieni, a parte le misure di distanziamento, esattamente come prima del lockdown. E abbiamo invece vissuto, io ovviamente professionalmente per lavoro vivo a Roma, a interi quartieri centrali dove potevi girare, passeggiare 2 ore e vedevi 2 o 3 avventori al più all'interno delle trattorie, purtroppo desolantemente aperte. C'è quindi un impatto differente che dipende da come si è entrato e da come si è reagito. Chiaramente nella possibilità di reagire, che non vale per tutti allo stesso modo, in qualche caso forse non vale affatto, senza sottovalutare i drammi della pandemia, c'è anche un messaggio, se non di ottimismo, quantomeno di positività. Ecco, siamo un po' in chiusura, però volevo affrontare con lei un altro tema, quello legato ai mercati, che insomma vede anche le fonti TV particolarmente legata a questo tema. E lei in un capitolo cita proprio dal pessimismo cosmico all'euforia razionale dei mercati. Raccontiamo anche qui un po' ai telespettatori qual è il suo punto di vista rispetto anche a tante cose che sono state dette magari nei talk un po' generalisti su ma com'è possibile di fronte a quello che sta accadendo i mercati continuano a salire. Ecco, facciamo un po' di chiarezza. Certo, ma normalmente le spiegazioni sono di due tipi, no? I mercati sono irrazionali, sono anche un po' insensibili, non guardano il dramma che il mondo sta vivendo, oppure quella che va più per la maggiore, ma c'è la liquidità della BCE, una sorta di effetto doping che tiene i mercati laddove non dovrebbero essere. E quindi, diciamo, genera un'euforia che non è razionale, cioè non è ancorata ai valori. Ecco, qui, senza chiaramente negare e contrastare questa seconda tesi, che insomma è quasi tautologicamente vera, prova ad affiancarne in modo quindi complementare un'altra, vale a dire, ma forse i mercati hanno ragione, forse noi siamo abituati a vederli come delle impersonali macchine orientate al breve, al brevissimo periodo, no? Quella famosa accusa storica di short-termism, di orientamento al breve periodo, che viene normalmente fatta. Ma magari vuoi vedere che in realtà capiscono e percepiscono e valutano che soprattutto nelle imprese quotate, no? Che sono quelle, insomma, se le confrontiamo al resto dell'economia, chiaramente in modo molto diverso tra di loro, più solide, più di successo, più ricche, c'è la percezione che questo sia un evento temporaneo, da cui magari il mondo, rispetto soprattutto alle pandemie del passato, ha la volontà, la forza, le istituzioni, la tecnologia, i capitali per uscire molto, molto prima. E da lì un po' una riprova indiretta di questa tesi e il focus che i mercati hanno sul tema vaccino. Appena escono notizie credibili, non gli annunci chiaramente di qualche politico poco credibile, ma gli annunci di imprese farmaceutiche quotate in borsa, di scienziati, reagiscono subito, vale a dire torniamo subito alla normalità. Il secondo aspetto è che anche qui la simmetria è stata totale, che average is over e che molte imprese che pesano molto negli indici azionari dalla pandemia hanno tratto giusto beneficio, anche questa è una tesi un po'
controcorrente poco politicamente corretta che sosteniamo, perché avevano già in place, già in essere, i modelli di business che dovevano essere adottati per servire le persone, per servire la collettività. Abbiamo citato Zoom, ma un altro che citiamo ovviamente nel libro è Amazon, che ci ha consentito a tutti di riuscire a ricevere, se non proprio tutto quello che volevamo a casa con i negozi chiusi, ma almeno parte delle nostre necessità o anche delle cose che ci rendevano il lockdown un po' meno triste e un po' meno amaro. Ecco, queste tesi, ma anche un po' per, diciamo, pregiudizi verso i mercati, vengono poco sostenute. Ovviamente quando si fanno previsioni o comunque ci si ancora nelle proprie tesi ai valori di mercato, si rischia sempre qualcosa. Ovviamente rischiavamo che i mercati crollassero nelle settimane successive. Ecco, per ora non è successo e stiamo anche vedendo, nonostante la volatilità chiaramente, che certi fattori diversi dalla pandemia, pensiamo alle presidenziali americane, infatti, sono tornati ad essere rilevanti nelle valutazioni che vengono svolte tutti i giorni dagli operatori, che poi si riflettono appunto nei prezzi di mercato di tutte le borse mondiali. Sì, diciamo diversi elementi di incertezza, perché anche rispetto al voto delle presidenziali americane, diciamo che quest'anno di insomma elementi di volatilità ce ne sono stati parecchi. Io ringrazio, purtroppo il tempo a nostra disposizione si è esaurito, ma a questo punto rimando i nostri telespettatori alla lettura e a tanti spunti, anche in riferimento al mondo letterario, a quello della musica, oltre a quello manageriale ed economico, che questo breve libro, ma questi 10 pezzi facili in realtà condensano, quindi Oltre la crisi di Andrea Battista e Omar Campise, edito da Historica Giubilei Regnani. Prima di chiudere volevo citare anche altre produzioni comunque del nostro prolifico Andrea Battista, che oltre ad aver scritto un libro sull'elogio della puntualità, e quindi anche su questo si potrebbero aprire mondi, anche, visto che insomma noi trattiamo spesso la tematica assicurativa, anche con lei protagonista, ci teniamo a citare anche il suo testo sull'assicurazione nell'era digitale, scritto anche con Rossella Vignoletti, quindi che potrà essere anche oggetto ancora una volta di un ulteriore incontro televisivo. Bene, grazie a tutti. Grazie mille ad Andrea Battista, non mi resta che lasciarvi al resto della programmazione di Le Fonti TV e il prossimo appuntamento con Brook Crossing, come di consueto, il venerdì alle 17:30. Buon proseguimento.